con questa bella vista di questo tempio di fronte al Terminal 3 a Chiang Mai siamo pronti per andare a Chiang Rai. 3 ore, credo 3 ore o 3 ore e mezza di bus da qui fino a Chiang Rai. E niente, vediamo come sarà, se sarà super scomodo o no. Io non prediligo mai l'autobus, però il bus, però vabbè, questo qua è molto molto economico, quindi lì poi affitteremo un motorino e gireremo in modo più flessibile tutta Chiang Rai e vedere la maggior parte dei templi che possiamo. Quindi a tra poco. Ok, questa, se qualcuno se lo fosse domandato, è la postazione VIP. Bella spaziosa, guardate, tanto tanto spaziosa, pure sono molto grandi i sedili, grandissimi, e in più ti danno acqua, un piccolo snack, anche se noi abbiamo comprato una borsa intera, però va bene. Però guardate, spaziosissima, sedile reclinabile, salviettine, va bene, dai, non male, non male veramente. Quindi adesso, ah, questo non so se si vede, però un attimo, vediamo, forse non si vede. Ah, ecco il prezzo, abbiamo pagato 305 a testa, ok, pochissimo per fare circa 3 ore, 3 ore e mezza di viaggio fino a Chiang Rai. Adesso vediamo se vedo qualcosa di bello fuori, farò qualche biglietto, ma comunque per voi sarà neanche 30 secondi, ma è proprio 2, per noi 3 ore, quindi a dopo. Ok, arrivati a Chiang Rai, stazione dei bus, Terminal 1, guardate che bel, non lo so, dipinto, chiamiamolo così. Comunque sul muro ce n'è un altro, poi all'altra parte, e poi vedremo, ve lo faccio vedere. Comunque, adesso mangiamo qualcosa qui di fronte proprio alla stazione e dopodiché andiamo ad affittare un motorino o qualcosa e vediamo qualche tempio, va bene? Quindi ci accompagnerete tra poco. Non so perché qua il mio è bianchissimo, ma realmente non lo sono. Forse qua è meglio, vabbè, andiamo. Ok, tanto per tenervi informati, abbiamo pagato 100 baht, equivalenti a 2,50 euro 56. Non abbiamo bevuto ancora niente, però vabbè, con la bevanda che compreremo ora si aggiungeranno altri 40 baht massimo, quindi super economico. L'ho detto, Thailandia per mangiare è veramente, poi ovviamente se mangi locale, se mangi cose che non sono di qua e mangi cose diverse, allora ovviamente pagherai di più, però sempre comunque economico. Va bene, dai, ora prendiamo qualcosa da bere e andiamo a prenderci il motorino. A dopo. Ai ai ai. Abbrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. Yeah.
triste la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad. Questi sono bagni, guardate, questo edificio è dedicato ai bagni. Soltanto i bagni.
vedete solo che sta subendo, así que... Vedete solo che sta subendo. Eccoci qua. Si sale? Si vola, papete? Ecco qui la cima del tempio, dove c'è il Buddha Donna. Non so come dirlo, credo che sia il Buddha Donna. Qua una statuetta, ora vi faccio vedere l'altezza. Prima sono salito su un altro tempio che farò vedere nelle immagini, prima o dopo, vediamo. E sono salito fino in cima, sorprendentemente non lo sapevo. Ah, eccolo là. Guardate, vi faccio lo zoom a questo qua con la punta d'oro. Sono salito fino alla cima. Bello, bellissimo. Va bene, ora si scende e si va in un altro tempio. A dopo. Questa è l'entrata del Blue Temple. Guardate che bello. E tra poco vedrete anche all'interno, un po' all'esterno del tempio, questo qua centrale dorato. Fantastico, bellissimo veramente. Video year!
hai preso un paio di quelli. Ah, vabbè, in mezzo alla strada. A questa mora, vai. Dove passa? Eccoci, arrivati alla stazione, guardate che murales. Spettacolo. Ok, adesso alle 6 abbiamo il bus per Chiang Mai e a casa alle 9 arriviamo. Oggi sono stati bellissimi questi templi, giornata veramente veramente bella. Siamo riusciti a vedere tre templi: il tempio azzurro, il tempio bianco e il tempio della Buddha donna, della madre Buddha credo che sia, poi mi documento meglio e ve lo so dire. Comunque bellissimo, veramente. Adesso qua stanno celebrando il Songkran, infatti si bagnano come pazzi. Guardate, guardate, non posso fare lo zoom con la GoPro, però se mi vedono mi bagnano. Se mi vedono, vediamo, 3, 2, 1, non mi vedono.